medicina 33. Il mal di schiena, quando per eliminarlo basta una buona ginnastica, una buona terapia farmacologica e quando invece pensare a un intervento chirurgico? Chi non ha mai sofferto di mal di schiena? Anche i dati lo confermano. 9 persone su 10 fanno i conti, almeno una volta nella vita, con questo fastidioso disturbo. Se poi nel tempo uno degli anelli di cartilagine tra le vertebre si ammala e fuoriesce, può spingere sui fasci nervosi della colonna, ecco allora l'ernia, con il suo corredo di sintomi acuti e improvvisi. Il dolore può essere rappresentato dal mal di schiena, la cosiddetta lombalgia. Oppure può essere rappresentato dalla sciatalgia, la sciatica. In questo caso il dolore è avvertito lungo la faccia posteriore della coscia e della gamba fino alla caviglia. Più a rischio i sedentari, gli obesi, chi fa lavori pesanti o sta a lungo alla guida. Non sempre però bisogna operare. Nel 90% dei casi infatti l'ernia si riassorbe, basta un po' di pazienza e le cure giuste. L'ernia del disco sintomatica nella prima fase va trattata con il riposo a letto, che non deve essere eccessivamente prolungato, con la terapia farmacologica rappresentata soprattutto da farmaci antinfiammatori, che devono essere però somministrati per brevi periodi perché hanno effetti collaterali. Ai farmaci va comunque affiancata la fisioterapia. Fondamentalmente terapia con corrente alternata o tegarterapia, che ha la funzione di ridurre l'infiammazione e cercare per quanto più possibile di eliminare il dolore in fase acuta. Successivamente vengono seguiti con un secondo step terapeutico attraverso la ginnastica posturale, che riallinea le curvature fisiologiche della colonna vertebrale. Questi sono esercizi che rientrano in un discorso di ginnastica di rieducazione posturale globale e hanno lo scopo di insegnare, di educare il paziente ad acquisire determinate posture, quindi nella vita di tutti i giorni, nella vita domestica, nella vita lavorativa. Se il dolore continua per più di 4-6 settimane o addirittura i sintomi peggiorano, allora è il momento per il chirurgo di intervenire dopo una diagnosi accurata. Dopo 10 minuti ho un dolore fortissimo alla gamba, concentrato soprattutto nella parte finale della gamba, che mi obbligava a fermarmi. La signora presentava una sintomatologia dolorosa da oltre 6 mesi. Negli ultimi tempi erano comparsi anche disturbi della sensibilità alla gamba e una diminuzione di forza del piede. Questo è uno dei casi in cui l'intervento chirurgico è indicato. L'operazione è ormai di routine, ma deve essere eseguita da mani esperte per togliere l'ernia senza danneggiare i nervi spinali. Il paziente è in grado di mettersi in piedi il giorno stesso dell'intervento e di essere dimesso dall'ospedale dopo 1 o 2 giorni. La riproduzione dell'ernia è possibile, cioè la recidiva dell'ernia può avvenire a mesi o anni di distanza, incide per circa il 10% dei casi.